Ricreare il mondo romano è un sogno antico. Ricrearlo in maniera filologicamente corretta è l'obiettivo dei Ludi Romani, il Festival Internazionale della Civiltà e Cultura Romana che ricrea l'atmosfera degli antichi Ludi Romani dedicati a Giove. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, animerà fino al 15 settembre il Circo Massimo e contestualmente, con eventi dislocati, altre aree archeologiche e museali della capitale. Qual è il programma di questa edizione dei Ludi Romani? Allora, per la quarta edizione abbiamo preferito concentrare le attività della manifestazione in uno dei monumenti più belli e più famosi del mondo, che è il Circo Massimo. Perché? Per dare una risposta e un impatto maggiore di visibilità, soprattutto sulla città. Roma è una città mastodontica, per fare un evento con una grande visibilità dovevamo necessariamente trovare un posto comunque, diciamo centrale. Ci sarà anche una programmazione settimanale, da domani fino a venerdì, con varie visite guidate, iniziative, lezioni di enogastronomia e cose simili. I Ludi Romani sono realizzati da Promo Roma, azienda della Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Basileia, società di servizi culturali. Obiettivo del festival è ampliare l'offerta culturale della capitale attraverso rievocazioni storiche che da sempre affascinano il pubblico locale come quello internazionale. La kermesse ospiterà Arde Lucus, un importante evento sulla civiltà romana organizzato dalla città di Lugo in Spagna. Quali sono stati i numeri e i risultati delle passate edizioni e che cosa vi aspettate da quest'anno? Allora, l'anno scorso tutte le manifestazioni, Piazza di Spagna, Villa di Massenzio, il Sepolcro di Priscilla, le varie visite guidate hanno fatto circa 12.000 visitatori. Quest'anno puntiamo sicuramente a dei numeri ben più alti, visto la scelta del Circo Massimo è stata anche una scelta, diciamo, strategica per cercare di aumentare un po' il pubblico. Perché è importante sostenere questa iniziativa? Ma a Roma abbiamo la necessità di sostenere il turismo per questa città, per la nostra capitale. Sappiamo che sul turismo crescono molte aziende, c'è un indotto economico molto importante. Quindi noi come Promo Roma quest'anno abbiamo deciso di sostenere ancora una volta l'iniziativa, non soltanto, ma anche rispetto all'anno scorso, come dire, apportare qualche novità. Novità proprio tenendo presente quali sono le nostre esigenze principali. Prima abbiamo detto turismo, quindi un'attrattiva in più nella nostra città da proporre anche come pacchetto turistico per i turisti che arriveranno in questi giorni. E secondo punto molto importante per noi è la presentazione di attività artigianali.